tutti, sono Valentina e oggi prepareremo un dolce buonissimo, fresco, che preparo sempre durante l'anno, ma d'estate di più perché mi piace offrirle ai miei amici, la torta fredda Pinguì. Iniziamo subito a preparare la base, io ho già tritato i biscotti, potete usare quelli che preferite, io uso i digestive e uniamo il burro. Questa è una base senza cottura, è un dolce che si fa subito, non dovete neanche accendere il forno. Aggiungo del sale per creare contrasto e giriamo. Ricopriamo adesso i bordi della tortiera con della carta forno, oppure io vi consiglio queste strisce di acetato che sformano la torta in maniera perfetta e non creano delle pieghette. Adesso versiamo i biscotti al suo interno e schiacciamo. Dopo aver livellato per bene, via in frigo a riposare per circa 15 minuti. Mentre la base di biscotti riposa in frigo, ho sciolto il cioccolato fondente e mi sono ricavata un cerchio di 22 cm di diametro su carta forno. Questo servirà a creare un disco di cioccolato che andrà in mezzo e darà la forma tipica della merendina, almeno io così l'ho immaginata. Questo disco di cioccolato lo faccio raffreddare in frigorifero o in freezer se andate più di fretta. Prepariamo il ripieno usando la gelatina in fogli e mettendola nel doppio della sua acqua. Ovviamente se non volete usare la gelatina in fogli potete usare tranquillamente l'agar agar, che è un'alternativa vegetale. Mescoliamo mascarpone, zucchero ed estratto di vaniglia. Se non vi piace il mascarpone potete tranquillamente usare il vostro formaggio preferito. Sciolgo la gelatina in fogli . Uniamo la panna, deve essere semi montata . Vedete non è molto consistente, ma mescolando dal basso verso l'alto prenderà sempre più aria . Questa è la consistenza perfetta . Adesso prendiamo la base in frigorifero e creiamo due strati . Prendiamo il disco di cioccolato che si staccherà facilmente, lo poggio al centro e verso l'altro ripieno. Ora va in frigo a riposare per circa 3 ore, io vi consiglio di anticiparvi, meglio se la fate il giorno prima. Mentre la torta riposa in frigo, prepariamo la copertura sciogliendo semplicemente il cioccolato nella panna ben calda. Prendo la torta dal frigo e verso il cioccolato. Adesso via in frigo a riposare per un'altra oretta. Eccola qui, dopo tante ore di riposo, io non vedo l'ora di assaggiarla, prima che vengano gli altri e si prendano le fette. La copertura non indurisce, è morbidissima al taglio, il ripieno è soffice e setoso, è una delle mie preferite. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like o iscrivetevi al canale e se la provate mandatemi le vostre foto su Facebook e Instagram, ne sarò contentissima. Mamma mia, superlativa!